autobiografico, possiamo dire, dove l'atto creativo per Lars diventa un atto distruttivo. Cioè, il cinema diventa un'immagine che viene rifiutata nel film stesso. Insomma, quanto di più filosofico non si potesse dire. Abbiamo nel film come attore Matt Dillon, che è un attore che secondo me alla soglia dei suoi 50 anni ha capito cosa gli spetta, anche se ha fatto anche dei grandi film come Crash Contatto Fisico del 2005, che ha vinto l'Oscar come miglior film. Lui era un pompiere in quel caso. Quel film è un film abbastanza contingentato, dove si intrecciano molte storie. Lui fa il pompiere e salva una donna dopo che ha, come dire, abusato di quella donna. Comunque, tornando a Lars, nel film Dillon è afflitto da questo disturbo psichico e quindi nel film la creatività diventa distruzione. Cioè, il discorso di Lars, di questo artista, la parola artista, questo è un artista, lui ci porta a queste benedette avanguardie storiche. Lars, parlando di filosofia se volete, è un nicciano nichilista, cioè, e poi tra i nichilisti abbiamo anche Bergman. E insomma, il cinema, avete capito bene, verrà investito da questa componente nichilista. E Nietzsche, come sappiamo, riproduce, promuove questa trasvalutazione di tutti i valori che coinvolgono comunque l'idea di temporalità. E Nietzsche ci dirà che quindi sono tutte costruzioni umane, che quindi si ritornerà a una costruzione ciclica, e quindi che i valori in sostanza vengono meno col nichilismo. È la cancellazione del secondo mondo quella che fa Nietzsche. Il secondo mondo, ad esempio, quello della filosofia platonica, cioè la consapevolezza che non c'è più in Dio ciò che avevamo costruito noi. Occhio però, nichilismo non è ateismo, ma è, come dire, l'intera storia dell'Occidente. Sì. Praticamente sulla menzogna abbiamo costruito i nostri valori. Quante cazzate spariamo ogni giorno? E che dire. Poi, parlando di menzogna, qual è l'emblema dell'uomo menzogna nel cinema? Jack Torrance. Jack Torrance. Shining, no? Oh, Jack Nicholson, lo conoscete? Cioè, se non conoscete lui, facciamo una cosa. Spegnete la radio e non ascoltatemi, perché non siete degni. Scherzo. Siete tutti degni, altrimenti non mi premiavate. Allora, bene, praticamente in quel caso di Jack Nicholson c'era questa irrazionalità, che poi, vabbè, possiamo allargarla in filosofia a Freud, che poi è psicologia, Jung, vabbè, insomma. Poi il finale, quando vediamo Jack nella sala da ballo, cioè ci dice che Jack Torrance è sempre stato in quell'hotel. Oh, attenzione ragazzi, spoiler. Comunque, che fa? Alla fine Jack Torrance, ovvero Jack Nicholson, lo ripeto, Jack Nicholson, ripeterebbe lo stesso meccanismo, ovvero il tentativo comunque di uccidere moglie e figlio, ed è una ripetizione. Ad esempio, collegandoci alla letteratura, Stephen King ci dice: attenzione, perché il simbolo della famiglia è il simbolo degli indiani, e il cimitero indiano che cosa indica? Il genocidio degli indiani. E quindi sta a Jack questa, ecco, volontà di potenza, e implica quindi questo eterno ritorno nicciano, cioè sarebbe quello temporale alla fine. Pertanto, allargando questo discorso sul cinema, il cinema è l'unica arte visiva che presenta passato e presente. Il cinema, come media, linguaggio, arte, ci può tramandare questo eterno ritorno. La coazione, come dire, a ripetere, la troviamo sempre in ogni film. Che poi un altro film a cui possiamo associare Nietzsche è Odissea nello spazio, il benedetto Kubrick, che mi ha dato, seppur morto, la possibilità di dare il nome a questo programma folle. E sì, oppure abbiamo poi Tarkovsky con il suo grande capolavoro Solaris, che non è nient'altro che una grande macchina dell'inconscio, dove sono contenuti questi traumi che emergono poi attraverso
queste figure del passato che appartengono comunque al vissuto di ogni personaggio, e quindi diventa, come dire, una macchina che è funzionale dell'inconscio. Perché in questo film Chris rimarrà imprigionato in Solaris nella misura in cui rimarrà ancorato alla figura paterna, ed esso poi ritorna. Ritorna nella casa d'infanzia, dove si abbraccerà poi col padre morto. Poi abbiamo questa casa immersa nella natura, che è un'immagine, vabbè, raga, vedete sto film. Questa scena finale poi riguarda anche la vita personale di Tarkovsky, possiamo collegarci a Mirror, insomma, casa dolce casa, quindi Home di Philip Phillips, e beccatevi sta canzone, su. Hold on to me as we go, as we roll down unfamiliar road, and although this wave is stringing us along, just know you're not alone, 'cause I'm gonna make this place your home. Settle down. Durante la canzone ho avuto un'osservazione da parte di un attento ascoltatore che mi ha fatto notare l'analogia poi in comune tra Solaris e Odissea nello spazio. Beh, che dirti, certo, assolutamente, perché Solaris sarebbe la risposta sovietica a quella europea per quanto riguarda comunque il futuro, insomma, ci hai preso, non fa una grinza il tuo ragionamento. Comunque abbiamo parlato di nichilismo, eterno ritorno, volontà di potenza, insomma. A proposito di nichilismo, abbiamo un film del 2012 di un grandissimo regista europeo, che è quello
di Bel-Atar, che gira il film Il Cavallo di Torino. E questo film da che nasce? Nasce da questo episodio dell'Ottocento più o meno, quando invia Carlo Felice, così proprio chiamata, abitava Nietzsche con la madre, e vedendo frustare questo cavallo che si chiamava Bel-Atar, si chiamava Bel-Atar il cavallo, nel senso Nietzsche vede frustare questo cavallo, e Bel-Atar scrive questa storia, quindi, che nasce da una suggestione nietzschiana, cioè quello che lui chiama il deserto dei valori, cioè che sarebbero poi i giorni dell'Apocalisse, che comunque tenteranno in ogni modo di scappare, di fuggire, ma comunque poi ritorneranno al punto di partenza. Sì, troppo complicato, ragazzi, cioè filosofia, mi esce il fumo dalle cerve, anche da dietro, non pensate male, comunque mi sto incartando anche io, non solo voi, con i pensieri, insomma, questi filosofi, io non sono un filosofo. Comunque basta, dai, vediamo altri spunti. Cioè, raga, non buttiamola troppo in filosofia, ripeto, il numero 328 88 12 506. Allora, no, cioè, ho detto non buttiamoci in filosofia, e che fai tu? Come ti chiami? Aspetta, vediamo bene. Enzo, sì, Enzo. Cioè, mi chiedi di parlare di Kierkegaard, vabbè, non so se sono all'altezza, ci provo. Ad esempio, ti cito film come 8 e mezzo, Fellini, Apocalypse Now, quindi Coppola, Il fascino discreto della borghesia di Buñuel, Il settimo sigillo di Bergman. Insomma, qui si parla di angoscia. Angoscia che è il concetto cardine di Kierkegaard. E da questo punto di vista l'arte diventa uno spirito, perché l'arte comunque è l'ultima frontiera dell'esistenza. Cioè, ad esempio, in film come La strada dei Fellini vediamo questo sentimento, questo sentimento di, comunque, di angoscia, come questa necessità quasi impellente. E poi, nel film di Lars von Trier, La casa di Jack, l'angoscia, come ho detto prima, perché Dillon è un malato, diventa un disturbo ossessivo compulsivo. Per non... angoscia, ho parlato, quindi possiamo parlare in pittura di Munch, insomma, Van Gogh, che al cinema, ripeto, è stato ritratto da Willem Dafoe in un film diretto da Schnabel, con il quale lui venne candidato al premio Oscar e vinse la Coppa Volpi a Venezia. E questo film mi ha insegnato due cose: l'arte che vive sempre, e che l'Oscar è una buffonata, sì, perché non dare quel premio a Willem Dafoe, che è stato struggente per quanto meraviglioso, drammatico, un film tra l'altro leggermente melassetto, però ragazzi, cioè, Schnabel utilizza poi queste lenti registiche deformate, utilizza questi colori, questa policromia diffusa, utilizza il giallo quasi aureo per quanto riguarda la distesa di grano, e poi la medesima scena la rifà in seguito appunto al disturbo di Dafoe, con delle lenti, quindi con dei filtri appositi per evocare una fotografia più fredda, ecco, fredda è il termine giusto. Il film di cosa parla? Della vita di Dafoe, nonché Van Gogh. L'unica cosa è che secondo me è poco approfondito il rapporto con Gauguin, che l'attore che fa Gauguin è niente po' di meno che il grande Oscar Isaac. E cosa ne penso di questo film? Niente, vedetelo, film secondo me da 8, anche se io non do dei voti ai film, però per invogliare gli altri lo faccio, quindi mi faccio corrompere, capito? Ragazzi, alla fine il cinema questo è. Hitchcock ci dice che il cinema è un attore, un personaggio che guarda qualcosa,
e quello che guarda lo trasmette a questo